Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su House Flipper 2, un gioco davvero interessante, ma avevamo già visto più e più volte il primo, ovviamente. Probabilmente sto simpatico allo sviluppatore di House Flipper, vi voglio portare anche il secondo capitolo. Secondo capitolo che introduce la modalità sandbox, che ci consente di creare da zero la nostra casa, quindi diventerà anche una sorta di building simulator, dove noi piazzeremo i mattoni, costruiremo tutte le pareti come meglio crediamo, creeremo la casa dei nostri sogni e saremo anche in grado, non so come perché non l'ho provato, ma di saremo in grado di creare le nostre missioni da poi condividere con gli utenti. Ci sono anche i contest, ma noi continuiamo il gioco perché il gioco è quello tradizionale con la campagna, con le varie missioni da accettare. Poi, ovviamente andando avanti, potremo andare ad acquistare anche le case. Quindi qua abbiamo la città con le mail, vengono tradotte diciamo con questa mappa dove nei vari quartieri possiamo accettare la missione. Ma prima, vabbè, vi faccio vedere che ci sono le possibilità di spendere i punti esperienza per migliorare le nostre abilità, quindi fare tutto un po' più velocemente. Abbiamo il negozio dove possiamo andare ad acquistare varie cose, accessori per l'edilizia e varie cose. Sono state introdotte diverse novità, poi la base del gioco è sempre quella di pulire, sistemare e soprattutto provare soddisfazione per vedere magari la foto di una casa prima e dopo. Questa è la mia casa, che poi il gioco in pieno relax vi consiglierà anche di migliorare, perché noi abitiamo qua, poi ovviamente potremo cominciare prendendo questo e pulendo i vetri. In realtà poi da dentro vi compare questo strumento bellissimo per pulire i vetri, che poi puliremo, anche se magari fosse così semplice da pulire realmente. Ovviamente qui vige sempre il discorso di se siete già presi abbastanza in casa vostra con la pulizia, insomma non giocherete a questo. Io racconto sempre agli amici, e fa sempre molto ridere, quando io provai House Flipper per realtà virtuale e a un certo punto, dopo un quarto d'ora che giocavo, mi trovavo seduto sul pavimento che strofinavo per pulire, e a quel punto mi sono domandato cosa stessi facendo della mia vita, e quindi ho smesso di giocare. Ecco, insomma, per farvi capire, l'hanno reso un pochino più carino, perché la pulizia vedete che cambia in base al materiale che state pulendo, e soprattutto non è più quel movimento circolare che poi va a far sparire tutto ma dovete pulire. Vabbè, non ci perdiamo via e andiamo ad accettare questa missione, dove questo nostro Tom Marino, Chiocciolapine appunto Estate, ha aiutato un'amica a comprare la casa, dobbiamo aiutarla con lo sballaggio, quindi iniziamo. Abbiamo anche la meccanica della pulizia con i sacchi della spazzatura, quindi una volta che poi il sacco della spazzatura è eccessivamente pieno lo dobbiamo buttare via. In realtà adesso io però non vedo il sacco della spazzatura, il bidone dell'immondizia, forse va aperto. Però vedete che al momento non è pieno. Prendo questo sacco, lo posso buttare via. E man mano che io vado a pulire, si riempie il sacco e poi lo buttiamo a terra. Possiamo rispondere al telefono. Ciao, sono Jun, sei la persona che mi aiuta con gli scatoloni, vero? Sì. E vedete, potete dare la risposta. È una persona per pulire, a quanto vedo. Oh sì, scusami. Ah sì, certo. Non immaginavo Tom agisse così rapidamente. Ho lasciato tutto come al solito, certo. Come quello che fa le pulizie prima che venga quello delle pulizie, perché sennò uno pensa che poi vive nella sporcizia. Magari ti lascia il tuo lavoro. Grazie ancora per il tuo aiuto. Ciao. Allora, vedete che nelle varie parti di mappa ci sono le quest. Le quest, andando qui e premendo il tasto destro, ci dice quali oggetti sono richiesti per la quest, quindi noi capiamo già che dobbiamo pulire. Intanto anche in alto a destra vengono indicate le macchie residue o eventualmente gli oggetti da vendere, perché c'è anche da vendere, o da sistemare. Insomma, questa quest dovrebbe essere completata, infatti non compare più. Abbiamo anche questi manuali che possiamo andare a leggere, dove ci danno delle istruzioni, una sorta di tutorial. Io premo adesso il tasto 1 per passare velocemente da uno all'altro e butto via, ok. Mentre qui dentro andiamo a riprendere il sacco della spazzatura e prendiamo, oddio, vedete che ho preso
ho già riempito un sacco. Io adesso clicco un po' a caso, perché poi in realtà tutto quello che non va buttato non ce lo prende. Vedete che intanto io sto riempiendo. Quando il sacco è pieno ci viene messo a terra, quindi vediamo un po' come siamo messi qua con la situazione. Ok, ok, e qua sto prendendo sacchi di continuo, ma dobbiamo prendere e buttare via un po' di roba. Ok, vedete che si riempie, dice che possiamo buttarlo anche qui. Guardate, se io adesso cambio e vado qua, apro questo, posso buttarlo anche lì. Ok, mi fa comodo perché almeno non devo andare fuori tutte le volte. Allora, prendiamo anche questo. Ho visto un... qua. Gioco da ossessivi compulsivi. E niente, non me lo prende quello. Va bene, dai. Allora, buttiamo via anche questo. Qua cosa dice di fare? Vedete che abbiamo questo. Ed è l'oggetto da vendere. Vedete che ci dice non vendere questo, ma questo lo puoi vendere. Perché la casa è stata ovviamente venduta. Quindi... e qua abbiamo teoricamente completato. Ora dobbiamo andare ad aprire i pacchi. E sistemare la roba. Scusa, toglierlo. Ah, ok. E diventa praticamente una sorta di unpacking. Gioco bellissimo anche quello, tra l'altro, però. E qua ovviamente non ci consente di appoggiare una cosa sopra l'altra, tranne in alcuni casi. Io clicco un po' a caso finché non me la mette, ok. E non me l'ha messa lì, però. No buono. Allora, cioè, ma esiste davvero chi fa sto lavoro? Nel senso che ti sballa la roba a casa? Vabbè. Buono sapersi, insomma. Possiamo ruotare, vedete? Ok, qua a posto. Quindi, no, lascialo lì. Questo chiudilo. Lo scatolone lo butteremo via, insomma, adesso vediamo. Scatole con chiaramente colore Ikea. Macchina del caffè. Mamma mia, che casino che c'è qua. Mamma mia, aspetta, appoggio lì. Prendo il sacco e butto via. L'olio. Butta via tutto, puliti. Mamma mia. Vabbè. Punti miglioramento, sì, va bene, quello lo so. Poi sono case prevalentemente americane, perché vedete che il quartierino, per quanto mi piacerebbe molto una cosa del genere, si vede per lo più in America. Allora, qua spazzatura, c'è ancora un po' di spazzatura. Dovrebbe esserci anche un modo per inquadrare le cose da buttare, ma no, al momento no. Non so dove buttare quelle scatole, gli scatoloni lì non lo so. Comunque, me ne dà ancora due, li troveremo. Ok, uno lì, poi a volte ci sono anche i vetri da sistemare. Qua sotto no, non c'è niente. Vabbè, basta cliccare come un matto e sistemiamo questa macchinetta del caffè. Macchinetta del caffè che secondo me va bene qui. Poi, cosa c'è dentro? Il microwave. Microonde, secondo me va bene qui. No, non piace. Sì, va bene. E la scatola è pronta. Ah, ok. Premendo E me la butta via. Perfetto. Apriamo questa. Cosa c'è dentro? Ah, ok. Sì, questo è tipicamente Ikea, queste cose qui. E un manuale. 101 usi del pomodoro e del basilico. Bravi! Allora, intanto qua c'è una bella mensolina, la piazziamo qua la roba. Carina sta cosa, che non mi pare ci fosse nel vecchio capitolo. Comunque. Va bene, te le metto su un po' a cavolo, perché non... insomma, ecco. C'è una porta ancora qua, anche il bagno. Vedete, il bagno c'è disimballaggio, scatoloni, quindi due. Vabbè, giustamente. Io non l'ho mai ordinata la carta su internet, ma dovrei provare. Allora, in realtà si mette qui. O perlomeno io lo metterei lì. Va bene, hai capito che andava messo di là. Metterlo nel cassetto. No, ha messo sotto. Che nervoso. La fretta non aiuta mai in questi giochi. Allora, posizionalo lì. E questo. Posizionalo lì. Bene. È qua. Questa. Questa qua tienila qui per riserva. Che si sa mai. Io la metto qui di solito. Va bene. Chiudi questo. E sballa il secondo scatolone. Immancabile.
Cos'è? Mamma mia, ragazzi, chi di voi non ha il bagno pieno di sta roba? Che poi il gioco ci fa capire che va messo qui, perché ce ne sono altri, quindi va bene. Gli smalti. Profumo. Ma quanta roba c'è giù? Ok. Va bene, dai, metti via questo e qua dove, tecnicamente l'abbiamo completata. Ovviamente a me non piace vederla lì così, questa, ma non saprei dove metterla, la mettiamo qui. Perfetto. E il bagno mi sembra anche abbastanza a posto. Allora, diamo un'occhiata, qua c'è la camera, immagino. Mamma mia. Butta via tutto, butta, 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 butta. Ok. Usciamo a buttare questo. No, questo non è finito. Devo prendere il sacco. Ok, raccogli anche sta roba. Bene, prendi il sacco. Così mi prende quello pieno e posso buttarlo via. Perfetto. Adesso, spero vi state rilassando a vedere tutto questo. Perché... Allora, vediamo un po'. Cos'è questo? Boh, vabbè. Un orologio. Un quadro. Un altro quadro assolutamente identico. Mamma mia, ma ok, a questo punto il gioco ci dice, ok, per quello che hai fatto, se ti stai stufando, puoi già smettere che comunque ti pagano. Ovviamente se vai avanti e completi tutte le quest, ti pagano sicuramente di più. Ma che è sta roba? Vabbè, la metto nel primo punto che trovo, perché... andiamo avanti. E poi c'è questo che... Ma è Valsecchi che gli piace il pesce, non so. Vabbè, comunque, mettilo qui. Non me lo metti lì, no, non me lo metti lì. Cos'è questo? Posso vederlo? Vabbè, appoggialo lì. Sono abbastanza un criminale io, ma... Ascolta, adesso... Beh. Mettilo lì. Ma quanti libri sono? La storia sconosciuta di quel tizio lì... E un altro libro giallo senza niente. Va bene, mettivi anche questo. Questo, vabbè, te la metto via perché sei tu, eh. Ok. Ah, credo che qui abbiamo fatto. Qui abbiamo ancora il disimballaggio degli scatoloni. Abbiamo ancora un po' di roba da fare qua. Allora, questo ha il Kallax. Bellina questa cosa, però. Che è componibile come si vuole. Bello. Metti via. IKEA, giustamente. Ok. C'è ancora una scatolone, anche questa qui. Ma probabilmente è un'artista questa, perché c'è la pistola a caldo qui, c'è un sacco di roba, il taglierino. Che nervoso. Una lima, va bene. Ok, qua abbiamo completato, mi dà 3 stelle, quindi premendo shift più start, invio, guadagneremo 2456 3 stelline, la prima l'ho fatta 2, non ho trovato due macchie, non sono riuscito a completarlo bene. Niente, questo qua praticamente è la base del gioco, ovviamente, poi potremmo sistemare anche casa nostra, ma quello è un altro discorso. Abbiamo sempre 2 quest, una nuova missione per te e questa, conquilino, ok, non posso lasciarlo stare perché in questo stato, ripulirla e trasformare quanto dimenticato sotto... Ok, anche qua pulire abbastanza. Abbiamo, vedete qua, le case dove possiamo, quelle che possediamo e quelle che sono in vendita. Al momento non è ancora sbloccata sta cosa e infatti poi noi potremmo andare a fare diversi lavori. Voglio capire solo una cosa, perché accessori per l'edilizia abbiamo anche il martello che possiamo andare ad acquistare. Voglio vedere se c'è qualche tool per la pulizia. Foratrice a colonna. Non so cosa me ne faccio io di tutta sta roba. Ma le porte posso andare a cambiare? No, io vorrei capire se esiste qualcosa per la pulizia. Perché, vabbè, qua ci sono, vedete, il cemento per costruire i muri. Ma io credo che questa roba qui non serva a niente.
Nel senso che io non credo mi aggiunga nuove cose. Io adesso prendo un trapano, lo compro. Ah, lo posso posizionare, ma non me ne faccio assolutamente niente. Ok, no, perché i tool da utilizzare sono questi. E vedete che poi si vanno a sbloccare altre cose, come l'aspirapolvere, il martello, i collegamenti elettrici, che non è a livello di electrician simulator, come si chiamava, ma insomma, poi dovrei iniziare comunque a pulire un po' più casa. Niente, questo era House Flipper 2, sicuramente più esteso del primo, ma la sostanza, la natura, l'anima del gioco è sempre la stessa, praticamente. Però è rilassante, senza dubbio è rilassante, soprattutto adesso non lo vedete ora, ma quando si compreranno le case saranno semidistrutte e quando le sistemeremo e le completeremo, vedremo il prima e il dopo, e quindi vedere un ambiente così magari risistemato, messo un po' meglio, anche solo questa stanza qui dà un'immensa soddisfazione, magari vedere, perché poi si possono riverniciare anche i mobili oltre che le pareti, poi potremo anche scrivere sulle pareti, quindi ci sono diverse aggiunte rispetto al capitolo precedente, possiamo anche andare a vendere oggetti, che 299, vedete che ci sono un sacco di cose. La casa nostra non serve a niente al momento, perché qua è l'hub iniziale, però è carino come concetto. Fatemi sapere, ragazzi, che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, come al solito. Questo è il mio piano di sopra, dove ho lo studio. Soddisfazione personale, perché qua ci svegliamo la mattina, spegniamo la sveglia e poi passa l'ora, le ore passano, quindi va avanti il giorno. Fatemi sapere, come dicevo, qua sotto nei commenti cosa ne pensate, e alla prossima. Ciao ciao!